Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova diretta. Vediamo un po' chi si collega. Sono anche sbarbato per l'occasione. No, in realtà era un po' che non mi facevo la barba e sentivo il bisogno, sinceramente, di farla, per cui mi sono fatto attendere un po' come si fa attendere Conte quando deve fare una conferenza. Qui sto imparando dal maestro Conte a farmi attendere e ritardare appositamente per tenere alto l'interesse. Ok, stasera immagino non si collegherà nessuno perché magari la maggior parte della persona mi interesserà assolutamente sapere che cosa ho preso, diciamo, per l'unboxing. Però stasera volevo fare un tipo di video un po' diverso in cui sostanzialmente perché in questi giorni, cioè perché il video di stasera? Anzi, prima di spiegare il perché del video, ma sì, ve lo dico, poi dopo mi presento. Allora, perché il video di stasera? Perché in questi giorni, come voi, chiaramente me ne sto a casa, purtroppo, per cui stando a casa, sostanzialmente, vi sto vedendo una marea, a parte, chiaramente, lavorare o leggere, perché comunque sto leggendo tantissimo. Però sto anche vedendo tanti video dei momenti morti, tipo che ne so, quando cucino, quando mi lavo, quando sistemo casa, faccio la lavatrice o cose di questo tipo, vi metto i video in sottofondo per imparare mentre faccio diciamo le necessità da fare, insomma, ok? Perché faccio questo? Perché è un buon modo per utilizzare produttivamente il tempo, perché cerco di spendere il più tempo possibile per imparare cose nuove e a crescermi, evolvere e migliorare la qualità della mia vita, della mia formazione personale, eccetera, eccetera. Una delle cose che mi è capitato di vedere, tra le tante, una cosa che io avevo intravisto, però non mi ero mai interessato più di tanto, che sono i cosiddetti unboxing. Cioè, ci sono su YouTube una marea di video di persone che, tra parentesi, Conte ha dato una notizia che mi devono tagliare le vele, ha detto che i parrucchieri aprono il 1° giugno. Ah, io speravo il 18, quindi fino a giugno non mi posso tagliare i capelli, lo odio. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, dicevo, ho visto un sacco di video di persone che fanno l'unboxing, cioè sostanzialmente fanno vedere cosa gli arriva a casa, diciamo da Amazon soprattutto, ma non solo, anche insomma, da altri negozi, perché è una pratica che si fa in realtà in tutto il mondo, come sto scoprendo su YouTube, tra le varie cose che scopro su YouTube esplorando. In effetti mi sono detto, ma cavolo, ma io spesso compro, e vabbè, chiaramente in questo periodo più di altri perché è tutto chiuso. Mi capita spesso di comprare, beh, spesso, oddio, in realtà non così spesso, perché per esempio è un po' che non facevo un ordine. Quasi un mese, mi capita di comprare libri, vabbè, quello si sa, ne compro parecchi, ma mi capita anche di comprare prodotti, a volte anche provare, diciamo, prodotti del settore oristico. Perché? Perché comunque ci sono cose che mi interessa sperimentare, come gli oli essenziali o dei nuovi prodotti, o che ne so, delle campane tibetane, perché suonandole, insomma, ne provo anche di diversi produttori per rendermi conto quale suona meglio, quale suona un po' meno meglio, eccetera. Per cui mi sono detto, perché non ne faccio uno anch'io? È anche un modo per fare una diretta un po' diversa, diciamo, farvi vedere un po' delle cose, diciamo, della mia quotidianità, tipo, che ne so, i gusti che ho, le cose che utilizzo, perché le utilizzo, eccetera. Poi mi sono detto, come posso renderlo utile? Lo posso rendere utile spiegandovi magari anche come mai utilizzo determinate cose, perché ho scelto determinati prodotti rispetto ad altri, che siano prodotti alimentari, parecchi di questi ordini sono prodotti alimentari, o che siano altro, ok? Per cui stasera diciamo faremo questo, quindi farò vedere delle scatole che ho tenuto sigillate appositamente per fare questa diretta, anche perché stasera, dopo la diretta di ieri, che è stata veramente tanto impegnativa e che mi ha richiesto alcuni mesi per essere preparata, lo scherzo, ok? Adesso volevo fare una cosa più leggera, per cui ho detto facciamo questa cosa dell'unboxing. Magari qualcuno può prendere degli spunti, questo è un altro motivo per cui farò la diretta di questa sera, prendere degli spunti per scoprire magari degli oggetti, dei prodotti, per esempio il mazzo di carte che vi farò vedere, che è bellissimo.
È un mazzo che devo dire mi ha colpito. Ogni tanto mi faccio un giro, perché sono anche cartomante, come voi ben sapete, per cercare dei mazzi nuovi che mi ispirino, mi rendono più semplice le letture, eccetera, eccetera. Ok? Per cui magari lo spunto per qualcuno di voi per scoprire dei prodotti nuovi e magari avere un suggerimento, un'idea o per qualche utilizzo nuovo e scoprire insomma delle cose carine. Ciclicamente vi faccio un giro sui siti che vendono in Italia. Io personalmente utilizzo per me Macroni Prazzi, per una serie di motivi, perché ha un catalogo più ampio, perché per una serie di motivi mi dà una serie di vantaggi di varia natura, per cui sostanzialmente ogni volta che qualcuno compra dei prodotti che io suggerisco, Macroni Prazzi mi dà ad esempio una piccola commissione che utilizzo per investirli appunto in prodotti che poi riprendono i Macroni Prazzi, okay? Per cui è l'occasione di magari prendere un libro nuovo, provare un prodotto nuovo o altro, insomma a seconda di quello che hanno, perché hanno varie cose. Per esempio, una cosa che voglio fare a breve, l'universo mi ha aiutato tantissimo perché mi serviva un posto dove iniziare a coltivare un po' di insalata. Voglio provare a coltivare l'insalata. In realtà già sto facendo i primi esperimenti e stanno andando bene. Infatti, le piantine mi hanno iniziato a fare le foglie da un po' e mi stanno crescendo discretamente. Le bagno tutti i giorni con l'acqua. Insomma, sto facendo i miei esperimenti anche di cultura di agricoltura casalinga da balcone. Per l'autoproduzione, perché comunque mi interesso di autoproduzione di varie cose. Infatti, se oggi parleremo anche un po' di questo. Per cui, diciamo, mi serviva un vaso con del terriccio, perché mancava terriccio e vaso ulteriore, e qualcuno oggi ha deciso di buttare un vaso ancora integro, perfettamente sano, grande, non piccolo, grande, col terriccio e con delle piante ormai secche. L'ho buttato, l'ho trovato e ho detto, cavolo, mi serviva proprio. Ieri ci pensavo mi poteva servire, l'universo me l'ha manifestato. Per cui, incredibile come quando prendiamo delle decisioni ci muove in tal senso l'universo. Si muove, diciamo, per accordare la nostra richiesta. Ok, vedo che stasera, siccome non parlo di fiamme gemelle, non c'è nessuno. Intanto spaccate di mi piace il video, come sempre, e una brevissima introduzione dopo aver spiegato i motivi su chi sono, ok, cosa faccio e come contattarmi. Io sono Jimmy Fascina, ipnologo, ricercatore del mondo delle fiamme gemelle, preparatore mentale per sportivi, coach professionista, cartomante, numerologo, lettore dei registri akashici, operatore delle campane tibetane di cristallo, operatore BARS di Access Consciousness, operatore olistico, utilizza varie tecniche di riequilibrio e purificazione energetica, tra cui Reiki e ad altre tecniche che ho canalizzato, parapsicologo diplomato alla scuola Enigma e Mysterium Eternum di Savi Gering, e anima in evoluzione che costantemente cresce, diciamo, studia, apprende, fa esperienze, fa esperimenti per la propria crescita ed evoluzione animica, per cercare, insomma, sempre di più di migliorarmi. Potete trovarmi sul mio sito jimmyfascina.it, sul mio canale di YouTube, in cui vi chiedo gentilmente di iscrivervi, premere sulla campanellina per ricevere le notifiche e spaccare di mi piace tutti i video del mio canale. Più mettete mi piace, più sono contento i video, perché fa capire a YouTube che è importante il contenuto, quindi spaccatelo di mi piace, ok? Poi potete trovarmi e soprattutto commentate anche ai video, mi raccomando. Poi potete trovarmi sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina Ipnologo, sul mio gruppo di Facebook l'ipnosi regressiva, il mistero delle fiamme gemelle, che è un gruppo privato per cui trattiamo di fiamme gemelle e ipnosi, per cui è inutile che venite a postare, come è capitato, gente che parla di cospirazione eccetera, perché solitamente le blocco e se la persona persiste dopo che gli ho chiesto di smetterla, la banno proprio. Cioè è un gruppo molto pulito anche come energia, si parla di quegli argomenti, non di cose che non c'entrano niente, ok? Quindi non ci provate. Dicevo, è un gruppo che può essere visto solo i contenuti solo da chi si è inserito nel gruppo, però l'accesso è pubblico, quindi chiunque si può iscrivere, per cui attenzione, se vi volete iscrivere e volete mettere cose legate alla vostra fiamma, assicuratevi che non sia nel gruppo, ok? O quantomeno iscrivetevi in privato, insomma, vediamo. Poi potete trovarmi sul mio profilo Jimmy Fascina, che è quello dove faccio le dirette, che è questo qui, dove sto facendo la diretta questa sera, quindi chi la vedrà domani su YouTube sappia che non è in diretta, ma è una registrazione. Infatti sono disco dicendo buonasera, quindi vuol dire che se lo vedete mattina e dico buonasera, sono impazzito, è una registrazione, ok? Quindi troverete la replica su YouTube, ok? In descrizione qui sotto trovate tutti i link dei prodotti che vi elencherò stasera, che vi farò vedere, sono parecchi, beh parecchi, oddio, ho esagerato un po'.
perché a volte dello stesso prodotto ne ho fatto scorta perché purtroppo su Macro il Brands alcuni prodotti, soprattutto quelli alimentari, ultimamente prima si potevano ordinare i pezzi singoli, adesso fanno ordinare tipo minimo 4, minimo 2, minimo 6, eccetera. Per cui forse per efficientizzare il processo di spedizione, non so, ridurre le spedizioni. Comunque, alcuni prodotti ne ho presi di più perché sono stato costretto, mio malgrado, perché alcuni prodotti non mi servivano quattro pezzi dello stesso prodotto, però comunque li ho presi, per cui alla fine, insomma, vi farò vedere questi prodotti e qui sotto in descrizione trovate i link di tutti i prodotti di cui parlerò stasera, ok? Spiegandovi anche perché li utilizzo. Bene? Ultima cosa, ah sì, poi potete trovarmi anche su Instagram come Fascina Jimmy, ok? Quindi mi trovate anche lì. Vi ricordo infine che se volete supportarmi, e intanto io ringrazio tantissimo chi l'ha già fatto, per ringraziarvi dei video, delle idee, delle informazioni che vi do, anche per ringraziarmi della diretta di ieri che ho fatto su Zeus Eder e Fiamme Gemelle, che devo dire dai commenti che ho avuto mi è piaciuta tantissimo. E mi fa piacere perché dietro c'è un lavoro pazzesco, sia di Igor che ha messo molte idee, sia mie che le ho rielaborate, un po' riorganizzate. Per cui potete farmi una donazione su Splitted, che è il servizio che utilizzo per ricevere donazioni, con il quale contribuirete con una donazione volontaria, se vi va di farla, di qualsiasi cifra, per aiutarmi ad andare in Inghilterra a studiare all'Arthur Findlay College. E anche potete prendere, se volete, anche le tazze che ho creato su Teespring, che è un servizio che vi spedisce a casa la tazza con diciamo varie tipologie di tazza. Ok, vediamo subito 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 al primo diciamo prodotto di oggi. Allora, iniziamo da questo, che ve lo faccio vedere per primo perché non è, diciamo, lo so, non lo vedrete meglio anche se fa un po' riflesso, sono le... Ah, giustamente c'è il cedolino di postale. Comunque questo mazzo è un mazzo di oracoli, quindi non sono dei tarocchi, ma sono degli oracoli. La differenza fra i tarocchi e gli oracoli è che entrambi vengono utilizzati anche, ma non solo per la divinazione, però gli oracoli possono avere un numero di carte solitamente minore o a volte maggiore, rari casi, dei tarocchi, ok? E non utilizzano solitamente la simbologia classica dei tarocchi, quindi con gli arcani maggiori e gli arcani minori, ma hanno solitamente un tema. E solitamente gli oracoli si utilizzano per avere delle risposte più specifiche, più mirate. Niente, quella carta non si toglie, per questo punto lo apro direttamente con il coltello, perché vedo che con le mie unghie non soporo. Cerchiamo di aprirlo con un coltello, ci provo almeno, ma neanche il coltello mi aiuta, quindi sto facendo una figuraccia epica. No, in realtà solitamente queste cose hanno una parte dove si apre, però non la riesco a trovare. Ok, però adesso ho trovato il punto debole. Comunque, queste carte si chiamano Moonology Oracle Cards. È un mazzo inglese, purtroppo, perché diciamo, non c'è in italiano. Ok, l'ho scoperto su Amazon mentre cercavo mazzi di carte e ho visto questo mazzo, l'ho trovato bellissimo. Adesso che l'ho scoperto, guardate la copertina, chiaramente fa riflesso, ma non ci posso far nulla. Perché le ho prese? Perché sostanzialmente questi oracoli si possono prendere abbastanza tranquillamente. Diciamo, Dio, se non sapete l'inglese forse è problematico, ma io l'inglese lo parlo. Le ho prese perché... buonasera. Perché sono un mazzo che ha come tema oracolare il tema della luna, quindi ci sono sostanzialmente delle immagini stupende, adesso le vedrete, mamma mia, sono belle, col tema della luna, quindi ve le faccio un po' vedere. Chiaramente ogni carta rappresenta ad esempio un messaggio ed una fase lunare, per esempio la luna crescente, i nodi del nord, il primo quarto di luna, la luna a tramonto, la luna cardinale, la luna ferma, la nuova luna in eclisse, eccetera. Adesso vi faccio vedere le immagini, però mi stavo giusto dando un occhio per capire di che parlano. Poi ci sono anche i segni zodiacali, vedo, con la luna, i segni con la luna piena e la luna vuota, quelli, i singoli segni zodiacali.
E poi credo anche delle carte extra. Quello che noto, toccando queste carte, è che il cartoncino su cui sono fatto è un po' un cartoncino un po' loffo, cioè si vede che è un cartoncino di qualità un po' non particolarmente buona, che è proprio un cartoncino leggero, non è plastificato. Quando non sono plastificati non è un buon segno. Diciamo che queste carte posso capire che non sono plastificate perché costano poco, cioè le ho comprate che costavano tipo 8 euro, 9 euro queste carte, per cui sono un mazzo che costa poco, di poco. In realtà 9 euro in teoria erano 18.000 lire, che una volta era un sacco di soldi. Però, comunque, vedete, hanno delle immagini veramente belle. Ve l'ho preso perché sono un grande amante della Luna. Diciamo che a livello oracolare, la parte oracolare sta nel messaggio qua sotto, perché ogni carta ha un messaggio, per esempio abbi fede nei tuoi sogni, adesso me ne leggo qualcuno, ok? Per esempio, qui sono necessari degli aggiustamenti, nessuno, niente è scolpito nella pietra, non lasciare che il tuo passato ti blocchi, sei molto vicino a raggiungere il tuo obiettivo. Prenditi del tempo per respirare. Le conclusioni della situazione sono vicina. La comunicazione è la chiave. Porta l'amore in ogni della situazione. È tempo di dare piuttosto che di prendere. Tra l'altro è interessante perché nelle carte con i segni, vedete per esempio con la luna vuota e i segni, è il segno della bilancia. La frase è ispirata all'aspetto ombra di quel segno. Ok? Per esempio, qui sulla bilancia dice ombra o diciamo aspetto interiore dei sentimenti. Ok? Perché la luna nera rappresenta, la luna vuota rappresenta i sentimenti più profondi. E per esempio, nel caso della bilancia dice un nuovo ciclo romantico è alle porte. Nel caso del Sagittario dice invece la fortuna e dalla tua parte, eccetera, perché ce ne sono tanti di messaggi, ognuno ispirato ai vari concetti. Guardate quella dei pesci, della nuova dei pesci, sono dei pesci, guardate che bella. I disegni sono stupendi, infatti io l'ho presa proprio perché ho visto i disegni, ho visto dei video con delle recensioni in inglese di alcune cartomante inglesi, ho detto sto mazzo lo devo comprare. Poi ho avuto la fortuna che l'ho trovato, che c'era un prezzo bassissimo. Ho la sensazione che, dato il prezzo basso, ed è purtroppo un problema che c'è su Amazon, non sia il mazzo originale, ma sia una copia, perché adesso girano, trovate tantissime copie tarocche diciamo su Amazon di mazzi rifatti in Cina, che costano molto meno dell'originale, però questi. A parte i disegni che sono leggermente sbiaditi, ma leggermente, ma anche l'originale non è che fossero super colorati, sono abbastanza ben fatti. Cioè, nel senso che se uno le carte non le mischia violentemente, ma magari le mischia così, no? Le mischia un po' così, senza esagerare, diciamo che un po' gli durano, costano poco e sono carine per fare, insomma. L'ariete, allora aspetta che adesso l'ho mescolate per cui ho fatto un casino. Allora, l'una nuova l'ariete dice è tempo di agire, che fotina l'ariete. Chiaramente le carte rappresentano la caratteristica del segno, ovviamente, ok? Per cui le carte, vi faccio vedere di nuovo i disegni, poi passiamo magari al prossimo prodotto per non passarci una vita. Aspetta, facciamo così perché. Oddio, sono un po', devo dire, impreparato a fare l'unboxing e muovere le carte. Sto per farvi un'idea dei disegni. Però credo si vedano. Le ho trovate molto belle. Perché ripeto, a me piacciono i temi lunari, piacciono i segni zodiacali. Sono anche un modo per imparare proprio le basi, perché proprio, ma neanche le basi, meno delle basi del segno zodiacale e del collegamento con la luna. Però intanto
Le trovo molto belle perché secondo me è bello avere delle carte se sei un cartomante che in qualche modo ti ispirino l'intuito, solletichino la tua parte artistica, eccetera. Comunque guardate che belle le immagini. L'altro giorno ho trovato un mazzo di carte molto bello delle Lenormand, però non le classiche, una versione diciamo modificata, che l'ho scoperto tra l'altro tramite qualcuno che aveva ordinato questo mazzo come mio affiliato. E praticamente ho visto degli ordini di questo prodotto, ho detto cavolo, le cosce sono bellissime, infatti non vedo l'ora di ordinarle al prossimo ordine per prendere perché le ho trovate, sono bellissime. Poi andiamo avanti, chissà che ci sarà qua dentro. Questi invece sono tutti. Allora, quel mazzo, tra parentesi, è un mazzo di Amazon, ok? Cioè, è l'unico prodotto che ho preso su Amazon. Il resto sono tutti prodotti che ho preso su MacroLibrazzi, ok? Allora, per chi vuole questo mazzo, però chiaramente ripeto, bisogna sapere l'inglese perché se non sapete l'inglese, non vi serve a niente. Potete prenderlo qui. Ecco, ho messo il link in chat, chiaramente per chi segue invece come si chiama, per chi sarà su YouTube, domani lo troverà, diciamo, nei link qui sotto. Intanto spaccate di mi piace il video. Vediamo il prossimo acquisto che ci sarà. Parte le bolle di vendita. Ah, la serie facciamo scorta. Le mandorle. Ho comprato delle mandorle di Taritto, che è una zona, se ricordo bene, in Sicilia, correggetemi se sbaglio, biologiche, quindi completamente biologiche. Normalmente le mandorle costano un macello, costano un prezzo assurdo. Queste mandorle qui hanno la fortuna, devo dire, hanno avuto la fortuna di, non so perché, forse sarà un errore di prezzo, ma costano relativamente poco. Un prezzo devo dire bassissimo, bassissimo, per il costo mi pare qualcosa tipo 8 euro un chilo, una cosa di questo tipo. Aspetta che ve lo dico, vediamo, ok, pare 8 euro. €8,19 attualmente. Ok, non so quando, forse lo pagate leggermente di meno, forse no, uguale, poi mi ricordo più o meno quella cifra lì. Allora, intanto per chi vuole comprarle, eccole qua. Allora, le ho prese al guscio per una serie di motivi. Allora, numero uno, queste sono cose importanti da sapere. Molti non lo sanno, ma le mandorle sgusciate, se le comprate, dipendentemente da dove le comprate, cioè supermercati oppure addirittura biologiche, la legge sul biologico, da quello che so io, perché me l'ero studiata al tempo e conoscevo tra l'altro un ragazzo che faceva l'ispettore per il biologico, permette comunque ha dei margini, diciamo, di trattamenti chimici o di insomma, di alterazioni del prodotto, ok? Un discorso abbastanza lungo adesso. Per cui solitamente quando ci sono dei frutti senza guscio, spesso vengono estratti, per esempio, con degli acidi o delle cose, per cui sarebbe meglio quando comprate la frutta secca di averla col guscio. Sì, lo so, è un po' una scassatura che uno se li deve aprire a mano, però sarebbe meglio, ok? Perché comprarle col guscio? Per una serie di motivi. Numero uno, a parte questo discorso che vi ho appena detto, che è quello di avere la sicurezza che quando compri la frutta secca non è stata pulita con delle sodio, con degli acidi, eccetera, eccetera, perché poi ce le mettiamo nel nostro corpo.
non è massimo, ok? Secondo aspetto, la frutta col guscio costa in media, la frutta secca col guscio costa in media meno rispetto a quella sgusciata, perché vi fanno pagare il lavoro di sgusciatura e per pochi momenti per aprire della frutta secca vi costa, diciamo, un po' di più. In questo periodo, che per vari motivi siamo in una situazione un po' particolare in Italia, risparmiare anche pochi soldi, risparmiando poco su tante spese diverse, si risparmia un bel po', ok? Seconda cosa, i gusci non vanno buttati, assolutamente. Io li facevo e devo dire, sono stato molto sciocco. Forse non è in Sicilia? Ok, metto la miglioranza. Guarda, facciamo così. Lo cerco adesso, così mi tolgo la curiosità, visto che non lo so, almeno imparo una cosa nuova, vediamo. Pensavo fosse in Sicilia, però ripeto, in geografia non è una delle mie materie forti, purtroppo. Ah no, in Puglia, perdono, in Puglia, vedi, non lo sapevo, sono mandorle pugliesi, vabbè, comunque. Dovrebbero essere buone lo stesso, pensavo quelle siciliane, ma... ok. Dicevo, il guscio non va buttato. Allora, che ci si fa col guscio? Allora, se avete un camino, se lo avete, potete tranquillamente utilizzare i gusci come legna da ardere. Io il camino non ce l'ho, ad esempio, però diciamo in questi giorni ho studiato, ho fatto il mio dovere e mi sono detto, ma io perché ogni tot tempo butto i gusci della frutta secca che mi mangio? Cioè, non ci posso fare qualcosa? Ed è una domanda che mi faccio sistemicamente con un po' tutto quello che consumo, dal packaging degli oggetti, che ne sono le penne, alle bustine del tè, eccetera, eccetera. Per cui, cosa ho scoperto? Che con i gusci di noci si possono fare due cose a casa: o il compostaggio, quindi il compost, chiaramente però dovete un minimo tritare o spaccare i gusci, per cui vi conviene metterli tipo, che ne so, in un sacchetto oppure in un panno. E poi lo prendete a martellate letteralmente pa, 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 per tritarli un po', se volete fare il compostaggio, perché se no ci metteranno la vita per decomporsi, ok? Poi una volta che avete spaccato il guscio potete utilizzare tipo un robot o qualcosa che ha una lama tagliente per sviluzzarli, ad esempio. Qui ci potete fare il compostaggio, ok? Che cos'è il compostaggio? Il compostaggio, il compost organico, è un modo per produrre terreno fertile che si può utilizzare, ad esempio, e non è un caso che prima vi dicevo di coltivazione a casa nel vaso, per fare, per esempio, coltivare sul balcone, specie perché siamo a casa, per cui possiamo inseguire queste cose, per fare il compost, per avere il terreno, invece di comprare al supermercato, potete fare un terreno straordinariamente fertile col compostaggio. Chiaramente il compostaggio ha una serie di regole, cioè ci deve essere una base carbonica, una base azotata, e ci deve essere una parte umida e una parte secca, però per esempio potete riciclare gli scarti, ad esempio del cibo di casa, che ne so, la frutta, la verdura, eccetera, eccetera. Anche gli scarti della frutta non sarebbe il caso di buttarli, perché per esempio c'è una disciplina che si chiama frumesi, dove sostanzialmente si utilizza la frutta come per la cosmesi, ok? Anche perché in realtà quasi tutta la sono prodotti di bellezza, si basano su principi attivi presi da frutta e verdura, per esempio il cetriolo, gli agrumi, l'ananas, eccetera, eccetera. Per cui piuttosto che comprarsi un prodotto inutile chimico fatto da delle aziende che utilizzano, che ne so, copiano dalla natura, usiamo direttamente la natura. Costa meno, è più veloce, in più non dobbiamo neanche spendere dei soldi in più. Per esempio, una pratica semplicissima, semplicissima. Io utilizzo per avere una pelle comunque abbastanza liscia, vedete, una pelle abbastanza liscia, anche se oggi non l'ho fatto, è quello di farmi la mattina acqua e limone, poi prendere limoni, i limoni una volta spremuti, mi passo, cioè apro il limone da dentro, la scorza di limone, me la passo sulla faccia, e anche la pappetta che rimane sullo spremiagrumi quando lo spremi, la pappetta la prendo, me la metto sulla faccia, me la faccio essiccare. Ok, poi quando si è essiccata dopo ore, poi magari mi metto anche al sole, che non è male, quando si è essiccata mi sciacquo, mi lascia la pelle liscissima, lascia la pelle pazzesca, ok? Dicevo, quindi potete fare il compost,
Ci sono una serie di regole, sarebbe bene avere una compostiera, ci sono dei video su YouTube, cosa che ho studiato, per esempio di Lucia Cunfaro e altre gente, per farsi il compost casalingo, ti spiegano addirittura come costruirtela. Quindi un modo per utilizzare gli usci delle noci per la compostiera. Il problema del compost però ci mette 6 mesi per essere pronto, ok? Per cui se iniziate adesso la vedrete praticamente l'inverno. Poi l'estate c'è anche il problema che l'odore si sente un po' di più perché è caldo, però diciamo l'estate forse è anche più veloce la decomposizione, mentre invece l'inverno ci mette più tempo. Un altro utilizzo interessante dei gusci, poiché sono fatti fondamentalmente di legno, ok? Potete utilizzarli insieme, cosa che sto facendo anch'io, agli eccessi delle piante da balcone che magari fanno, che ne so, un rametto che si secca, un pezzo di una pianta che straborda e che va fuori e fa casino, eccetera, che lo tagliamo, ho potato con le forbici, le potete spezzettare, mettere in una busta e poi fare una cosa che si chiama la disciva. Conoscete? Era una cosa che facevano i nostri nonni contadini anticamente, ed era sostanzialmente il detergente fatto con la cenere, ok? Che è una cosa che ho studiato in questi giorni, per cui praticamente io prenderò tutti i gusci, li metto in una pentola rigorosamente d'acciaio, che sacrificherò in nome della scienza, e ci brucerò dentro sostanzialmente le noci, i rametti, e un'altra cosa che penso di bruciarci, che normalmente si potrebbero utilizzare tra l'altro anche nel compost, sono i fazzoletti con cui mi soffio il naso, perché quelli comunque sono cellulosa, più materiale organico, per cui si possono tranquillamente bruciare per farci la cenere, per farci la disciva. Chiaramente quando le bruciate evitate di stare vicino, ok? Visto che ci avete le mascherine, sì, si usano anche per i capelli volendo, visto che ci avete pure la mascherina, se fate la disciva mettetevi la mascherina e state lontani, ok? Quindi fate bruciare la cenere, in maniera tale che una volta che si è bruciato e sul fondo della pentola ci rimane la cenere, se non se ne è volata tutta, problema non da poco, poi la potete, una volta che sarà raffreddata, utilizzare per fare la lisciva. Come si fa la lisciva? Ci sono vari metodi, richiederebbero colini, panni, eccetera, eccetera. In questi giorni ho visti tanti di video, però sostanzialmente la base è un bicchiere di cenere, una tazza di cenere, 5 parti di acqua che deve bollire almeno un paio d'ore. Una pentola in acciaio, perché siccome è un materiale molto basico, per cui corroderebbe l'alluminio, altre pentole così, l'acciaio per fortuna è stabile, per cui potete farvi la lisciva. Chiaramente per farla ci sono una serie di procedure che oggi non ne parlo perché sarebbe lunga, però è giusto un'idea per farvi capire che sostanzialmente se si impara a utilizzare e a conoscere le cose si ha un effetto sinergico, ok? Per cui mi sono comprato una bella sporta di mandorle, perché me le mangio. Perché mangio la frutta secca? Perché sostanzialmente è la mia fonte proteica principale, non è l'unica, perché mangio anche fagioli, eccetera, eccetera, però è un'ottima fonte di proteine. In particolare la mandorla contiene magnesio, una serie di sostanze che sono utilissime per lo sviluppo del cervello. Per cui la mandorla fa benissimo. Chiaramente il problema di molta gente con la frutta secca è che esagera. Il segreto per mangiare la frutta secca e per renderla utile per noi è mangiarne poca. Cosa vuol dire? Vuol dire mangiarne, che ne so, 5, 6, massimo 7 mandorle al giorno, non di più, e poi ciclatela, cioè non mangiate, che ne so, solo mandorle oppure solo noci, ma ciclate, quindi che ne so, oggi noci, domani mandorle, alternate sempre. In questo modo il meccanismo ha dei momenti di pausa da quella sostanza, ciclandola, e prima che la riassume, diciamo, passa del tempo, in maniera tale che se ha degli effetti allergici, perché c'è gente che è allergica alle noci, dopo un po' diventa allergica alle noci, gente che è allergica alle eccetera, si dà il tempo al corpo di adattarsi, ok? Sono tutte cose, io vi parlo solo di cose che ho sperimentato, non sono cose così a livello di teoria, cioè sono cose che sto facendo, ok? Poi, altra scatola che praticamente è vuota, infatti una cosa che odio è quando mi mandano le scatole giganti per una cosa piccolissima. Adesso vedrete, quando apro sta scatola non c'è praticamente niente, ma hanno mandato lo scatolone extra large, mannaggia a loro. Però lo fanno, immagino, perché hanno delle convenzioni o altro, non so, col corriere. Vediamo un po' che c'è qua. Ah, tra parentesi, anche gli scatoloni, anche questi, a parte, vabbè, che si possono utilizzare per una serie di cose, ma
cioè nel senso come scatole, ma hanno anche un altro utilizzo. Ho un amico che fa il pittore che si chiama Davide, che è un maestro di disegno. Lui si fa dare gli scatoloni, è una miseria, si fa dare gli scatoloni giganti dai negozi di vestiti o altro, e praticamente lui li apre, siccome è un pittore, li utilizza come tele per farci delle tele giganti che poi espone. Un ottimo modo per risparmiare, se vi piace la pittura, invece di comprarvi le tele, eccetera, potete farvi dare gli scatoloni dai negozi. Gli scatoloni si possono utilizzare ritagliati, perché li dovete ritagliare, come base carbonica come si chiama? Per il compost. Per cui gli scatoloni, per esempio, degli ordini, potrei in teoria riciclarli e tagliandoli farli diventare a base per il compost. Me l'hanno riempito di sti cosi verdi per evitare che le cose fragili si rompano. Pure questi penso che li recupererò. Vediamo un po' come. Allora, vediamo che mi hanno messo. Una copia della rivista gratuita Vivi Consapevole, che manco leggo perché me ne arriva ogni mese, me ne arrivano parecchi facendo gli ordini, insomma, con i prezzi. Comunque, una rivista che contiene vari articoli, che ne so, ci sono articoli sullo sciamanesimo, sul riciclo, eccetera, eccetera. Alcune idee che vi ho detto stasera l'ho preso anche sfogliandola su questa rivista, ad esempio. Poi c'è un libro, credo. Ah, eccolo qua. Allora, questo libro l'ho comprato perché mi sembrava molto figo. Dice, molto figo il tema, ok? Si chiama Magie e Sortilegi, rituali magici su fotografia. Ora, perché ho preso un libro di questo tipo? Uno, perché mi incuriosiva l'argomento. Seconda cosa, perché è molto interessante che è un libro specializzato. Ve lo faccio rivedere. Tra l'altro, la copertina è bellissima. Infatti, è stata la cosa che mi ha convinto, mi ha colto l'attenzione quando l'ho visto sul sito. È un libro nuovo, appena uscito, per cui è stata un po' una scommessa per vedere com'è. Costa 16 euro. È interessante perché vi spiego una serie di cose che si possono fare con le fotografie. Ora, quando ho visto, allora, premesso, io non sono, nonostante ho delle conoscenze di magia, però in realtà non sono un grande utilizzatore di magia, eccetera, eccetera, ok? Non mi fa impazzire. Cioè, non amo fare riti, non amo la ritualistica, a differenza di altre persone che conosco, incluso la mia insegnante, beh, però la ritualistica non mi ha mai particolarmente preso. Sì, Luciana, tu so che lo conosci, Davide, mi sa, Davide Cocozza, un gran pittore. Grande insegnante soprattutto. Dicevo, l'ho preso perché il lavoro con le fotografie è un lavoro che si fa nella cosiddetta radionica. La radionica è un modo per lavorare con i testimoni. I testimoni sono praticamente delle rappresentazioni. La foto è una rappresentazione di un qualcosa che la nostra mente può utilizzare per connettere le energie e cambiare le situazioni. Una cosa che abbiamo fatto molto nel corso di Matrix Energetics, quello che ho fatto a novembre, insomma, è un metodo per lavorare con le foto. Siccome su Matrix abbiamo lavorato molto con la radionica, diciamo che volevo approfondire un po' l'argomento, e siccome mi interessava che fa lavorare specificatamente sulle foto, e credo che sia il primo libro sull'argomento che vedo, a parte i libri di radionica, ero molto curioso. Chiaramente qui non ci sono, c'è scritto sortilegi, ma in realtà non è un libro che per fare malefici, cioè ti dice che ne so, ti spiega come difendere una persona tramite la sua foto, che ne so, come fare protezioni, oddio, vabbè sì, ci sono anche le magie d'amore per far innamorare le persone, però sinceramente queste cose non mi piacciono. Che altro c'è? Vediamo. Come togliere il malocchio, come testare tramite una foto se c'è il malocchio, come utilizzare i cristalli con le foto, insomma, varie cose. Ok, vi do il link pure di questo, che ho il link praticamente di tutte le cose. In realtà, con quest'ordine, io avevo ordinato altri due libri, uno sui cristalli e uno su è un altro di cui non mi ricordo il nome. Però adesso il libro del risveglio, che mi sembrava un libro interessantissimo, purtroppo risultavano non disponibili, mortacci loro, per cui non me li hanno spediti. Poi in realtà ho visto che adesso risultano disponibili, per cui boh,
Vabbè, comunque, Magia e Sortilegio lo trovate qua per chi è interessato. Poi andiamo avanti, però prima bevo un goccio d'acqua. Per te, andiamo avanti come se avessi tolto tutto dalla scatola. In realtà no, ci sono ancora delle cose. Mi hanno spedito anche un buono, perché Macro Liberarsi ti dà a volte un buono per la prossima spedizione. Poi ne farò uso. Poi vediamo che altro c'è. C'è una scatola dentro, c'è una scatola della scatola, geniale. Vediamo che caspita c'è. Adesso farò un casino rovesciando tutti questi piatti verdi. Forse no, se vediamo se sono abbastanza bravo da non farne cascare manco uno. Vale, ce l'ho fatta. Ah, e c'è anche un'altra cosa ancora. Ok. Che buon odore. Vediamo che altro c'è. Mi sembra una pesca fortunata. Cioè, vabbè, praticamente la scatola è tre quarti di sti cosi verdi. Ma perché? Boh. Poi ci avessero messo delle cose fragili pure pure. Cioè, ci stanno due dentifrici. Per cui non credo che soffrano durante il trasporto. Allora, sono due copie dello stesso dentifricio, argilla e salvia della Tea. Ora, la Tea è una ditta di Ancona, quindi italiana. Conosco il proprietario da anni, perché era un mio collega ai tempi. Vabbè, non gli voglio fare pubblicità, ma non a lui, al posto dove stavamo insieme. Però diciamo che abbiamo lavorato per un'organizzazione entrambi. Ho avuto modo di conoscere Piero, il proprietario della Tea, una persona molto in gamba, preparatissimo, e produce dei dentifrici e dei prodotti naturali molto buoni. In particolare il dentifricio è fantastico, okay? Argilla e salvia. Allora, premesso, io il dentifricio me lo autoproduco, ok? Che dentifricio utilizzo? Vi faccio vedere, aspettate un secondo. Eccolo qua, me l'autoproduco, mi faccio il dentifricio con sostanzialmente la salvia, il timo, i chiodi di garofano, argilla, bicarbonato e l'olio essenziale di menta in polvere. Faccio un barattolo di queste cose qua, mi dura mesi, perché se ne usa pochissimo, si mette giusto lo stretto necessario sulle setole. Però il problema di questi barattoli, che sono scomodi se dovete viaggiare, cioè se dovete andare, che ne so, a seguire, come capita a me, dei corsi, per esempio di corsi Baldi o di Matrix Energetics, portare un barattolo di vetro è un po' rischioso, perché si può anche rompere, è proprio perché la polvere fa un casino. Allora, ogni tanto compro del dentifricio del tubetto, come in questo caso, c'è un odore fantastico. Tra l'altro questo è dolcificato col malto di riso, manco con lo zucchero, eccetera, per cui è un dolcificante proprio, cioè un dolcificante anche adatto a chi ha diabete, cosa non da poco, perché trovare un dentifricio per i diabetici non è una cosa così semplice. Io non soffro di diabete, però qualcuno può avere il problema. Diciamo, questo dentifricio è fantastico, ha un sapore buonissimo, lascia i denti sani e puliti, perché argilla e salvia è un po' come quelle che come il dentifricio autoprodotto. Diciamo, lascia i denti puliti. Praticamente in questo dentifricio c'è argilla bianca, sale marino, olio essenziale di salvia, olio essenziale di alice, mirra, tea tree oil, yucca vera, che non ho idea di cosa sia, e olio d'oliva. Quindi c'è una serie di sostanze molto buone. Praticamente è tutto il dentifricio biologico, per cui insomma è un dentifricio fantastico. Poi qui cosa abbiamo? Abbiamo una confezione di olio essenziale. Eh sì, esatto, lo trovi anche all'Eco Solidale, ok? Un olio essenziale della BioEarth, con olio essenziale di tea tree oil. Allora, a che serve il tea tree oil? Il tea tree oil o la meleuca alternifoglia. Allora, l'essenziale che ha vari utilizzi, ok? Dipende se questo credo sia per uso alimentare. Vediamo, sì, è uso alimentare, ok? Per cui già il fatto che per uso alimentare indica che è buono, perché se un olio essenziale non è adatto o autorizzato per l'uso alimentare, non è il massimo. Allora, cosa si serve? Sostanzialmente io lo utilizzo
come antibatterico, per esempio, cioè c'ha vari utilizzi, però io lo posso utilizzare come antibatterico e disinfettante. Ad esempio, si può mettere quando fate le pulizie a casa, invece di mettere la candeggina, ci mettete qualche goccia di questo nell'acqua e vi disinfetta. Potete metterle pure una goccia, massimo due, sullo spazzolino per disinfettarlo. Ok? Vi do i link di entrambi i prodotti. Vediamo un po' che me ne ho preparati. Allora, vediamo un po'. Questo è il dentifricio per chi lo vuole, eccolo qua. Tac. Poi c'è anche il tea tree oil. Vediamo un po', eccolo qua. Eccoli qua. Poi andiamo avanti. Ah, poi c'era la scatola magica. Vediamo che ci hanno messo qua dentro. Questa era la scatola dentro la scatola. La parentesi è praticamente vuota, infatti non ho capito qual è il senso di mettere sta scatola. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, immaginavo che ci fosse perché è appunto leggerissima. Eccola qua. Giustamente per fare economia hanno fatto una scatola sola, c'è anche un suo senso. Poi direte che caspita, eh? Ho comprato una Ganesa Crystal. Guardate che bella. Cioè anche solo muovendola così, guardandola, mi sento che mi fa qualcosa al cervello. Credeteci o meno. Che serve? Che vuol dire? Che ci fai? Vabbè, la Ganesa si trova, è una, sostanzialmente è una forma di geometria sacra, ok? È fatta praticamente intersecando quattro cerchi, come potete vedere, ok? All'interno della Ganesa si crea un campo, da quello che mi ricordo, toroidale, ok? Cosa rappresentano i quattro cerchi? Sono le quattro dimensioni, le quattro stagioni, i quattro elementi che creano all'interno il vuoto, che è il quinto elemento, che è appunto la cascia. C'è la cascia, ciò che connette gli elementi, è lo spazio fra gli elementi. Forma una serie di figure, quadrati, triangoli, eccetera. Perché cosa si usa? Si può utilizzare se ci mettete dentro i cristalli, una volta poggiata, i cristalli si ricaricano dentro la Ganesa. Potete metterci l'acqua, infatti adesso ne approfitto, la metto subito, metto l'acqua a caricare dentro la Ganesa, si vede? Ok. Ci potete mettere un testimone, infatti non è un caso che ho preso il libro con le fotografie, appunto, ci potete mettere il testimone dentro e la Ganesa vi permette di caricarlo, ok? Ho un intento, per esempio un desiderio scritto, per esempio qui ci potete mettere la lista dei 101 desideri di Sibaldi, famosa pratica di Sibaldi, per appunto caricare con l'intento il desiderio per rendere più facile accaderlo. Oppure ci potete mettere degli alimenti, per esempio le mandorle, che anche le mandorle si caricano, si purificano, eccetera, eccetera, o si potenziano. Anche se, se ci fate caso, guardate come ragiono. Io compro prodotti che fra di loro sono sinergici, quindi cibo da mettere della Ganesa, che ne so, il libro della fotografia e la Ganesa, eccetera. Il tea tree oil che può servire per lo spazzolino con cui mi lavo i denti col dentifricio, eccetera. Quindi cerco in qualche modo di creare una sinergia fra le cose. Ok? Nella Ganesa ci si può mettere pure una candela in mezzo, ad esempio. Se uno fa la magia delle candele, che è una cosa di cui mi sto iniziando pure a interessare. Poi, altra scatola, altro giro. Ne ho un po', eh. Vediamo qui che c'è. Ah, non lo sapevo che avessero fatto un documentario. Io sono stato proprio alla sede della Tea più volte, che Piero lo conosco bene. Veramente una persona molto ingegnosa, una bella persona. Mi ha sempre insegnato una marea di cose quando l'ho incontrato. Un po' di anni che non lo vedo, però è sempre una persona considerata molto valida. E qui abbiamo la signora Gilla.
appunto, che vi dicevo per fare il dentifricio, ma si può utilizzare per pulire superfici. Ad esempio, questa la potete mettere in una terrina accanto al dove tenete i piatti, ci prendete una spugnetta, bagnate la spugnetta, ci prendete l'argilla, la passate sui piatti e le cose, potete utilizzarla per pulire pendole, ad esempio. Ne ho preso un paio perché comunque le utilizzo tra dentifrici, pulizie, le potete utilizzare per farvi i fanghi, per rivitalizzare l'acqua, si può utilizzare per coltivare, alcuni tipi di coltivazione richiedono l'argilla, ad esempio le carote, si può utilizzare per pronto soccorso, l'argilla è potentissima come pronto soccorso, per la purificazione interna, bevendo l'acqua con l'argilla, insomma c'è una varietà di utilizzi, l'argilla è una di quelle cose che dovremmo avere un po' tutti e soprattutto imparare a utilizzare, va utilizzata con rispetto perché va studiata, come tutte le cose, però ha tanti utilizzi. Cuoio capelluto, anche per i capelli, sì, anche i capelli vanno benissimo. No, dicevo, un'altra copia di Vivi Naturale, la rivista, infatti dicevo, ogni mese me ne mandano più di una. Un altro buono, tra l'altro una cosa che non capisco di Vacuoli Pranzi, perché manda più copie dello stesso buono, tendate le fa usare una sola. Boh. Cioè, mandatele due diversi, no? Così avete anche più probabilità che faccio più ordini, cioè è proprio stupido quel modo di ragionare. Poi altro giro altascatola. Ah già, dimenticavo che devo darvi il link dell'argilla, pardon, pardon, pardon. E anche della canesa. Allora, vediamo un po'. Allora, la canesa, tra l'altro la canesa non costa neanche tantissimo. Il prezzo è buono, ma costa una ventina di euro, mi sembra, o qualcosa del genere. E non è piccolissima alla fine, visto prezzi molto più alti. Eccola qua, non so se è ancora disponibile perché l'ordine l'ho fatto prima del macello, però insomma, vediamoci ancora. È pure in vendita, vediamo. Dai, però aprimelo. Vi dico anche il prezzo. No, 28 euro, 28 euro. Mi sa che io lo pagai scontato perché avevo un buono. O era in promozione al 15, comunque lo pagai un po' meno, tipo 25. Poi vi devo dare il link dell'argilla, eccola qua. Eccola qua. Tac. Sì, no, sono contento perché quando mi arrivano dei prodotti che utilizzo e sono buoni, sono molto felice, perché in qualche modo contribuisco anche a promuovere l'utilizzo e la diffusione di prodotti e pratiche naturali, perché io per esempio non uso i farmaci per curarmi, utilizzo l'alimentazione, utilizzo rimedi, utilizzo gli oli essenziali, utilizzo varie cose per l'igiene, per la salute, sia della casa, eccetera, eccetera, quindi sto contribuendo alla diffusione di uno stile di vita più naturale, più sano, più mi sono nuovo. L'ennesima bolla d'ordine, vabbè, l'ennesima carta di packaging. Allora, qui invece abbiamo il numero 2, che è la stessa. Abbiamo un paio di cose. Allora, c'è altro qua? No. La pasta integrale, sì. Questi va bene, probabilmente li vedete nel negozio di biologico, è la pasta integrale dei girolomoni. Anche se a volte mi sbaglio, lo chiamo girolimoni. Comunque, girolomoni, che è un tipo che fa da diverso tempo un'azienda che produce pasta di alta qualità, devo dire, neanche poi economicissima, però di ottima qualità, con grani antichi, eccetera. Devo dire buona la loro pasta. In questo caso l'ho preso un paio di pacchi, anche se in realtà ne volevo prendere uno solo, però va bene. Vi metto il link. Se me lo fa aprire. Allora, ecco qua. Cioè, quando posso cerco di prendere i prodotti anche di buona qualità, specie se li mangio. Poi, altra cosa, e qui aprirò una piccola parentesi. Diciamo, perché ho preso Girolomoni? Perché è un'azienda seria,
perché cura tutti diciamo, i passaggi del processo produttivo della pasta fino all'insacchettatura. Fa un lavoro di ricerca attento sulla provenienza del seme della pasta e del grano, proprio perché utilizza il grano antico. Cioè, lavorano un po' meglio di altri, quindi è bene far conoscere e supportare un produttore che produca, diciamo, delle cose fatte per bene. Poi un altro prodotto, ne ho comprati due, sono i semi di zucca biologici. Ok? Allora, questi qua purtroppo ho scoperto una cosa che non lo sapevo, che sono prodotti in Cina. Per carità, non ho niente contro i cinesi, però in Italia è difficilissimo trovare i semi di zucca. Qui lancio un appello, italiani, iniziate a produrre di più i semi di zucca, perché sennò uno è costretto a comprare quelli della Cina, per il bio intendo. I semi di zucca sono pazzeschi, è una cosa che io per anni non mi sono filato di striscio. Poi ho iniziato a studiare, diciamo bene, approfonditamente a cosa servono, mi sono fatto, oh Madonna, cioè sono rimasto proprio scioccato per la quantità di benefici che hanno i semi di zucca. Ok, e adesso vi faccio un piccolo, neanche completissima perché l'ho preparata in 2 minuti, una mini lezione sui semi di zucca e anche una considerazione. Allora, i semi di zucca a cosa servono? Hanno azione antinfiammatoria, alleviano il dolore alla ciste, alleviano il dolore alle mestruazioni, quindi per le donne sono utilissimi. Quindi mangiare i semi di zucca regolarmente aiuta a ridurre il dolore mestruale. Può essere utile? Direi. Aiutano, ed è il motivo per cui ho comprato io, perché ha problemi alla prostata. Ora dirai, perché problemi alla prostata? No, però essendo che non ho più 20 anni, per cui vado verso la possibilità di poter avere eventualmente dei problemi alla prostata, allora per prevenzione li mangio. Poi tra l'altro ho scoperto che di sapore mi piace un sacco, per cui l'utilizzo, come riutilizzo delle insalate, la mattina solitamente me ne mangio circa un cucchiaio. Quanti se ne dovrebbero consumare? Massimo un cucchiaio al giorno. E come con gli altri semi vi consiglio di alternarli, come dicevo prima, ok? I semi di zucca hanno una marea di proprietà, una marea di vantaggi, tant'è vero che nonostante non siano meno consumati rispetto ai semi di, che ne so, dalla frutta secca, in realtà sono una delle frutte secche più importanti, anche se non è una frutta tecnicamente il seme di zucca, però è simile alla frutta secca perché ho altri tipi di semenze, ok? Allora, hanno, sentite un po', acidi grassi essenziali, vitamina B, vitamina E, hanno degli oligominerali essenziali come il ferro e lo zinco, sono uno degli alimenti più ricchi di zinco. Okay? Lo zinco serve per la salute appunto della prostata generale, per il benessere maschile, ma in realtà serve anche, ci sono degli studi che lo zinco pare che sia un altro elemento che aiuti tantissimo a prevenire l'Alzheimer, pare, su alcuni studi recenti che ho letto, ok? Se ricordo bene. I semi di zucca hanno un altro vantaggio, che sono considerati tradizionalmente dei vermifughi, cioè servono praticamente per togliere i vermi intestinali, semplicemente mangiandoli, ok? Aiutano anche al benessere e alla salute delle vie urinarie, sia maschili che femminili, eh. Che altro? Poi molti non li mangiano perché credono che siano molto calorici. In realtà non sono così calorici, c'è cioè 7 calorie ogni 100 grammi di semi di zucca. Considerate che questi sono 200 grammi, quindi per prendere 17 calorie dovete mangiarvi metà di questo sacchetto e vi sfido a mangiarvene metà, ok? Contengono anche magnesio, che è importantissimo per il sistema nervoso, manganese, selenio, anche quello molto importante per il sistema nervoso. Contengono aminoacidi essenziali come la curcubitina, che non mi ricordo a cosa serve, il trittofano. Contengono l'acido linoleico, gli omega 3, la vitamina C, anche la vitamina K. Ok. Benefici. Allora, mantengono sano il cuore per via degli steroli vegetali, cioè i fitosteroli.
poi c'è magnesio, omega, eccetera, eccetera. Quindi abbassano il livello di colesterolo cattivo nel sangue, quindi migliora la salute del cuore. Favoriscono il riposo perché ha problemi di sonno e combattono i sintomi depressivi grazie al trittofano, che è simile alla serotonina, aiuta praticamente a rilassarsi, a riposare bene, migliora l'umore, quindi uno stabilizzatore dell'umore. Sono vermifughi, sono antinfiammatori naturali, quindi per infiammazione in generale, perché contiene la curcubitina, appunto, che è praticamente lo stesso della famiglia delle zucche, ok? Anche perché sono semi zucca, appunto. Quindi elimina vermi e parassiti intestinali, ok? L'acido ialuronico aiuta a contrastare infiammazioni, gonfioni in modo naturale. Poi combattono l'acidità perché sono alcalinizzanti, o meglio, rendono il vostro sangue leggermente più acido quando li mangiate, ma per reazione il corpo si alcalinizza, quindi aiutano a correggere la digestione, ok? Quindi aiutano contro l'acidità di stomaco, per cui aiutano la digestione di cibi come le carni, gli zuccheri e le farine raffinate, a cui sarebbe bene abbinare i semi di zucca, ok? Permettono di assimilare meglio i carboidrati perché contengono molta vitamina B e le proteine. Aiutano a mantenere stabile il livello di zuccheri grazie alla vitamina K, che è una vitamina importantissima che è relativamente poco studiata. Dicevo prima che mantengono sana la prostata e combattono le infezioni urinarie. Inibiscono la produzione di idriotestosterone che causa la prolificazione delle cellule della prostata e senza i normali effetti collaterali che hanno come la disfunzione rettile, anzi pare che aiutino anche. Poi aiutano a prevenire la caduta dei capelli rendendoli più forti e sani, quindi se volete migliorare le condizioni dei vostri capelli mangiate anche semi di zucca, ok? Vi sconsiglio, perché molti li tostano, questo è un consiglio che per esempio danno i macrobiotici, io ve lo sconsiglio con la vista, di tostarli. Non vanno tostati, dovrebbero mangiati crudi, ok? Qualcuno li sala, ma io secondo me sono buoni anche senza salarli. Insomma, come vedete, contengono anche le fibre che aiutano pure a regolarizzare, se uno ha bisogno, aiutano. Insomma, prevengono i calcoli renali. Poco altro, mi sembra di avervi detto tutto. Contengono clorofilla, insomma, ragazzi, sono non un alimento, un super alimento. Cioè, ci sono una categoria di cibi chiamati super cibi come la clorella, la spirulina, eccetera. Non capisco perché non ci mettono i semi di zucca, perché hanno 2000 vantaggi, costano relativamente poco, perché un sacchettino di questi li ho pagati poco più di 2 euro e sono biologici. Durano un po', perché insomma quando te ne prendi un chilo ti durano un po', e un chilo che ti costerà 12 euro quanto costerà, e ti dura un chilo, e hanno una marea di vantaggi, cioè come vedete, c'è un cibo veramente pazzesco, per cui consumateli se vi zucca, c'hanno anche altre funzioni ma non me le sono studiate tutte, però queste sono le principali, ok? Girolamoni, allora l'azienda è, adesso te lo dico, vediamo dove è la provenienza aziendale, non se ne c'è niente, è scritto piccolissimo, comunque l'azienda italiana è, Pesaro Urbino, totalmente fatto in Italia, un'azienda di Pesaro Urbino. Sì, è un'ottima azienda, eh. Prevenire è meglio che curare, assolutamente. Ok, poi altra scatola che poi è l'ultima, così concludiamo sto benedetto unboxing, che tra l'altro è quella più pesante di tutte. Porca miseria. Allora, vediamo un attimo, intanto leviamo sta cadesa con l'acqua che ho un po' stuccato. Allora, vediamo un po'. Questo, se vado a memoria, dovrebbero essere un paio di cose. Ok, vediamo un po'.
Altra pasta, che è sempre quella di prima perché lui mi dovrebbe ordinare 4, mannaggia loro, ne volevo uno, due. Poi. Aiuto. Qua me ne tiro fuori uno perché è inutile che ne tiro fuori quattro, il sale marino integrale. In realtà ne ho comprati 5, però io in realtà non ne volevo 5, però vabbè, mi hanno costretto a fare la scorta. La pasta è quella di prima, inutile, ve la faccio vedere, sale marino integrale. Anche qui ci sarebbero alcune considerazioni da fare. Allora, il sale marino integrale è diverso dal sale, quello che trovate al supermercato, che è cloruro di sodio, sbiancato chimicamente, puro. Nel cloruro di sodio tolgono determinate sostanze, per esempio il magnesio, ma anche altre, che invece ci, si trovate nel sale marino integrale. Il sale marino integrale è più ricco di sostanze, è più utile per il vostro corpo, è meno chimicizzato. Per cui sarebbe bene, diciamo, prendere questo. Ora, come lo uso io? Io lo uso a parte dei condimenti e per tutta un'altra serie di cose, per esempio per purificare, eccetera, eccetera. Ha un grosso. Io lo utilizzo anche per farmi la pulizia dell'aura. Allora, cosa faccio? In questo momento sono a casa di mio padre che ha una vasca da bagno, mi riempio una vasca da bagno, non con l'acqua non troppo calda, se lo bollo, e ci butto 1 chilo di sale marino integrale dentro. Ok, grosso perché non serve che sia fino. Tra l'altro mi sembra che quello grosso costa un pochino di meno, solitamente, o poco di meno. Ci butto un pacco di sale. Aspetto che il sale si sciolga, ma proprio un minuto o due, perché se l'acqua è calda non è che ci mette molto a sciogliersi. E poi mi faccio il bagno di almeno mezz'ora in acqua e sale. Ok? Ora, questa cosa si può fare anche al mare, chiaramente, però adesso al mare non ci si può andare, sia un po' per la temperatura che è calda, ma non ancora caldissima, e sia per decreto di legge, anche se da quello che ho capito oggi già hanno dato qualche restrizione, cioè si è un po' ridotta qualche restrizione, però chi non c'ha il mare ma una vasca, se non ha una vasca magari si può comprare un catino di plastica gigante e ci mette l'acqua calda, si fa mezz'ora di lavaggio con in acqua e sale e sta da Dio. Se poi volete la dritta super dritta, anche se è più costosa obiettivamente parlando, perché è più costosa. Se come sale utilizzate i sali di Epsom, che sono un tipo di sale inglese, se ci buttate i sali di Epsom e vi fate un bel bagno nei sali di Epsom, oltre ad avere tutti gli effetti che vi ho detto, quindi sostanzialmente una pulizia dell'aura, avete anche il grosso vantaggio di. Poiché il sale di Epsom è un sale che ha delle caratteristiche particolari, che aiuta a distendere i tessuti, aiuta praticamente a distendere i tessuti. Quindi è utile, per esempio, per la preparazione muscolare degli sportivi. Io lo uso con gli sportivi, ad esempio. Ed è utile per rilassarsi. Cioè, se volete fare un bagno veramente rilassante, vi fate il bagno nel sale di Epsom. Chiaramente, il sale di Epsom non è come il sale, cioè, questo costa 1 euro, no? Un sale di Epsom, 1 chilo, costa. Quanto l'ho pagato il West Lab? Boh, aspetta, adesso ve lo dico perché non mi ricordo. Che avevo trovato uno abbastanza economico su Amazon, di buona qualità, però un prezzo accettabile. Però mi sa che adesso non lo vendono più perché chiaramente con quello che sapete voi, chiaramente le spedizioni hanno avuto un po' di problemi, l'approvvigionamento pure. Però vediamo un attimo se lo ritrovo. Così vi do pure il link del sale di Epsom che uso io. Vediamo. Eccolo qua. Un chilo di sale di Epsom costa
8 euro, per cui non vi consiglio di farvi il bagno con questo. Al massimo ve lo fate una volta ogni 2 mesi, quando vi volete proprio fare la giornata spa, che vi fate la giornata super rilassante. È come farsi fare un massaggio da qualcuno, cioè ti fai un bagno con 1 chilo di questo, stai sì, rilassatissimo. Ok, aspetta, vi do il link. Certo, vi costa un po' di più rispetto a 1,7 euro, sono un po' di più, però che vi devo dire, raga? Serie di Epson ha anche altri vantaggi, non l'ho ordinato perché ce l'ho già, l'avevo comprato tempo fa. Serve anche per esempio come balsamo per i capelli, che l'ho imparato dalla mia amica Melissa, grande Melissa, e niente, insomma, è un'idea. Quindi il sale lo utilizzo per farmi la purificazione dell'aura, almeno mezz'ora in vasca oppure in eccetera. Questo invece vi ho messo anche il link del sale di Epson, ok? No, no, non vendo il sale, assolutamente no. Non, io non sto vendendo niente stasera, sto semplicemente facendovi vedere un ordine che ho fatto, Greta. Non vendo assolutamente niente. No, il sale dell'Himalaya io non lo consiglio per una serie di motivi. Perché il sale dell'Himalaya in realtà è un falso storico. Cioè, se andate a vedere, il sale dell'Himalaya è semplicemente un, cioè, il sale che voi comprate credendo che è sale dell'Himalaya, non è sale dell'Himalaya, è sale ricolorato chimicamente. C'è un video molto bello di Dario Bressanini, che è un chimico, che spiega queste cose qua su YouTube. Ok? Spiegano le differenze fra i sali. Vi consiglio di vederlo, Bressanini. Spiega le differenze fra i vari tipi di sale. Infatti lui lo chiama sale rosa dell'Italia, dell'Himalaya, sale sporco. Ho fatto un video proprio un mese fa su questo argomento. Cioè, vedilo perché cambierà la tua idea del sale dell'Himalaya totalmente. Ok. Il sale di Margherita di Savoia non lo conosco, per cui non lo conosco. Che tessuti il denim? Ma di chi è che ho parlato di tessuti? Dove, chi è che parla di tessuti? Io non ho parlato di tessuti, per cui non so a che ti riferisci, Nemmi. Invece in questi altri pacchetti, e con questo concludiamo l'unboxing, solo che non si vede niente, temo, ho preso del miele di due varietà diverse. Eccole qua. Faccio vedere, miele di Tiglio, non credo si legga, mannaggia, no, ma forse sì, Tiglio, e miele di castagno. Ora, sul miele ci sarebbe tanto da dire. Per esempio, se c'è qualche vegano in ascolto, mi prenderà bastonate. No, perché il miele sfruttano le api, uccidono le api, bla bla bla, eccetera eccetera. Ok. Allora, anche qui, i vegani a volte sono, tra parentesi, io lo sono anche stato, per cui non è che non conosco l'ambiente, sono a volte un po' rigidi, nella loro rigidità credono di essere intelligenti, a volte secondo me sono un po' stupidi. Allora, cosa voglio dire con questo, senza offendere i vegani, però non tutti gli apicoltori sono uguali, cioè ci sono degli apicoltori, li ho conosciuti, qui in Abruzzo per esempio c'è l'apicoltura Ungolana, che è un'azienda che si occupa di produrre miele senza sfruttare le api. Non tutti gli apicoltori, trattano le api allo stesso modo, ci sono anche quelli che sono un po' più rispettosi, quindi prima di fare tutt'erba un fascio bisogna sapere. Le lampade di sale sono utili? Elisa, guarda, io ne ho una. Molti dicono che in realtà non servono a niente, qualcuno dicono che aiutano a ridurre gli ioni negativi, producono gli ioni negativi. Io sinceramente da quando l'accendo non sento una grande differenza, però mi piace proprio a me la lampada di sale rosso perché mi piace il colore, l'effetto che fa in una stanza quando spegni le luci e accendi solo quello, per cui per me ce ne ho uno, ok? Dicevo, i vegani prima di tutto fanno di tutto il tempo un fascio, quindi bisogna informarsi perché non tutti gli apicoltori maltrattano le api. Ci sono delle aziende, ad esempio questa qui che ho scelto, che è fattoria dell'autosufficienza,
le api non le maltratta, quindi le tratta bene per produrre miele, prendono il giusto senza fare casini. E sono uno dei pochi produttori, devo dire, molto importante, neanche qui sul miele. Cioè il miele dagli egizi era considerato un farmaco, cioè non è un alimento il miele, attenzione, è solo un'idea moderna che sia un alimento. Il miele è un farmaco, ha una marea di utilizzi preventivi, farmacologici, per cui rinunciare a mangiare il miele solo perché si crede che così non vengono maltrattate le api, è un'idea imbecille che hanno alcuni, non tutti, per fortuna vegani, ok? Se il miele è fatto da produttori che trattano bene le api, quindi che sanno come prendere il miele senza creare casini, senza sfruttare le api, il miele secondo me è assolutamente dalle aziende serie che vanno premiate proprio perché sono serie e rispettose anche delle api. Andrebbe consumato perché si rischia magari di rispettare gli animali, ma ci si ammala per comprare dei farmaci, che non ha molto senso, cioè non ha senso che tu ti ammali per prendere dei farmaci, e quindi ti metti roba chimica nel corpo, inquini, crei casini agli animali per non mangiare il miele. Meglio che magari ti prendi un miele fatto bene, come in questo caso questo miele qua, diciamo, e in più hai i benefici del miele senza fare danni, e in più favorisce un'azienda che lavora seriamente perché va premiata, secondo me. Ok? Quanto miele si mangia al giorno? Massimo un cucchiaio, un po' come semi di zucca, e non vi consiglio di prenderlo proprio tutti i giorni, anche se in teoria si potrebbe prendere tutti i giorni, però io sono molto fan della ciclatura, quindi un giorno prendi questo, un giorno magari fai pausa, oppure lo prendi per 4 giorni a settimana, poi un giorno o due fai pausa, insomma, ciclare. Poi anche del miele non prendete sempre lo stesso, io ne ho preso un paio per alternare. In particolare, siccome il miele è comunque un dolce, ho preso il miele di castagno, che è il miele probabilmente col minor potere dolcificante. Infatti a me piace parecchio perché non è molto dolce, per cui può andar bene per chi magari non vuole un eccesso di zuccheri, per quanto comunque è uno zucchero il miele, per cui bisogna stare attenti per la glicemia, eccetera, eccetera. Ok? Però il castagno è una buona alternativa per chi vuole prendere un miele che non sia troppo dolce. Il tiglio mi piace il sapore, per cui l'ho preso. Ok, però il miele si utilizza. Poi, diciamo, per me che parlo molto, per cui in qualche modo utilizzo le corde vocali, il miele in una tisana calda, io amo bere le tisane, ne ho tantissime, aiuta anche per la gola, ok? Per cui anche lì, insomma, non faccio acquisti a caso, cioè prima di comprare qualcosa ricerco, studio, cerco di capire anche quali sono i produttori migliori per quella cosa, eccetera, cioè non mi muovo mai a caso. Ok, vi do il link di questo miele qui. Ah, ecco, una cosa invece che stavo dimenticando sul miele importantissima: quando lo comprate, evitate di comprare i mieli cinesi, quelle cinesate lì, perché sono mieli pessimi, perché vengono pastorizzati. Il miele fatto bene, idealmente, non deve essere pastorizzato, perché la pastorizzazione uccide gli enzimi del miele, che invece sono quelli che vi vanno a curare, perché in Egitto il miele non lo pastorizzavano mica, non ce l'avevano il procedimento di pastorizzazione, per questo mantiene, diciamo, le caratteristiche, diciamo, curative del miele. Tra l'altro, anche se lo mettete delle tisane calde, non mettete le tisane calde, la tisana deve essere tiepida, quindi tiepida cosa vuol dire? Massimo 40 gradi, ma sarebbe anche meglio sotto i 40, ok? Io cosa ho fatto per assicurarmi di prendere una tisana calda? Ho preso un termometro, sì, in questo caso dai cinesi, perché era il posto più vicino dove prenderlo. Ho misurato quant'è 40 gradi, ho infilato il ditino per sentire quant'è il livello di calore, il mignolino, per sentire quant'è il livello di calore di 40 gradi, che è accettabile. Una volta che ho mappato la temperatura col mignolo, quindi ho memorizzato che quella quantità di calore è la quantità giusta, quando metto il dito nella tazza e sento che a quel livello di calore ci metto il miele e me lo bevo della tisana. In questo modo non ammazzo gli enzimi, ok? Per cui, diciamo, il miele quindi non va mangiato, se si può, non pastorizzato, quindi crudo, quindi naturale, insomma, in maniera meno lavorato meglio è. Andrebbe mangiato, tra l'altro, entro un anno dalla produzione. Cosa vuol dire entro un anno? Perché dopo un anno dalla produzione gli enzimi più curativi del miele muoiono. Per cui questo qua,
Perché l'ho comprato? Perché mentre cercavo quale cacchio di azienda comprare, perché normalmente io le prendo dall'apicoltura apicoltura angolana con azienda, tra l'altro quella che è aquilana, quindi è di Abruzzo, però il problema è che non possono vendere i mieli perché appunto non possono fare i mercati rionali, perché io andavo al mercatino rionale e prendevo il miele direttamente dal produttore che me lo dava proprio il barattolo. Loro praticamente sull'etichetta sono dei pochi produttori, mettono la data di confezionamento, quindi io mi assicuravo di prendere il miele appena prodotto, magari prodotto, che ne so, 3 mesi prima, 4 mesi prima, ok? Chi è Davide Carlo? Non lo conosco. Davide su Carlo, ma chi è? Non so chi sia. Stasera c'è un sacco di gente che non ho mai visto. Boh. No, no, non è che solo io utilizzo le corde vocali, è che io parlo molto perché sono abituato proprio a parlare. Ma non è uno sfruttamento, non è uno sfruttamento di animali. A parte che, attenzione, le api non sono animali, sono insetti, non è proprio la stessa cosa, ok? Sì, è vero, hanno un sistema nervoso anche loro, cioè, però non facciamo di tutto l'erba un fascio, perché non tutti gli animali sono uguali. Gli insetti non sono proprio uguali agli animali come i mammiferi, attenzione. Comunque, ripeto, è uno sfruttamento relativo perché ci sono vari modi di produrre il miele. Non tutti gli apicoltori sono uguali, ok? Per cui questi qui della fattoria dell'autosufficienza sono proprio una delle aziende più serie che ho trovato nella produzione del miele. Per questo ho deciso di premiare loro comprando il loro miele. Infatti, uno dei motivi che mi hanno spinto a comprarlo è che, vedendo la foto del miele, avevo visto che c'era, ingrandendo la foto, l'anno di produzione del miele, e questo è il 2019, quindi è dell'anno scorso, quindi vuol dire che gli enzimi del miele sono ancora vivi, quindi questo è un miele vivo, non è un miele morto, pastorizzato o di 5 anni prima che comprate, che magari è stato prodotto in Cina, ok? Per cui è un miele, tra l'altro, anche biologico, insomma, un prodotto di un certo livello qualitativo, non è neanche carissimo, devo dire, ho visto prezzi molto più alti per questo tipo di miele, ok? Per cui mi sembra che vi ho messo il link di entrambi i mieli, sì. Voglio salutare mia mamma che ti guarda sempre. Ma perché mica sono diventato la televisione che salutate mia mamma, vostra madre tramite me? Boh, vabbè, ok. Bene. Anche Dio è di male, ma che domande, vabbè, ma che domande state facendo? Boh, trovo i dibattiti veramente strani. Va bene, insomma. Con questo ho concluso il mio primo in assoluto unboxing, perché è la prima volta che ne faccio uno con i prodotti che ho comprato. E per adesso non penso di prendere granché perché ho fatto una scorta di varie cose che mi servivano. Però spero vi sia stato utile, spero che le informazioni che vi ho dato vi siano state utili. Perché anche questa cosa del miele non molti la sanno, che dovrebbe essere massimo 1 anno dal confezionamento e consumato entro 1 anno, non di più. Quindi questo miele che compro adesso lo devo consumare entro la fine del 2020 perché è stato prodotto l'anno scorso. Ok? Già dopo 2 anni già diventerà solo uno zucchero, cioè non manterrà più i suoi poteri terapeutici. Studiatevi come gli egizi utilizzavano il miele a fine terapeutico, io me lo sono studiato all'epoca, per cui è un alimento molto, molto importante. Ok? Per cui, insomma, molto bene, abbiamo concluso. Spero vi sia stato utile. Ma chi è Davi su Carlo? Scusate, non riesco a capire di chi dovrei chiedere. Chi è questo Davi su Carlo che devo salutare? Boh. Vabbè, dicevo, spero vi sia stato utile. Spero di avervi dato anche qualche idea o fatto conoscere qualche azienda come Girolomoni o la Fattoria dell'Autosufficienza, che insomma sono aziende brave. Per cui spero, insomma, di avervi dato degli spunti di utilizzo, degli spunti anche per l'autoproduzione, degli spunti per modo di ragionare, diciamo anche un po' più naturale, un po' più ecologico. Chiaramente nei limiti, cioè nel senso che è chiaro, cioè se andiamo a vedere i prodotti, la confezione di questa pasta di plastica, la confezione della zucca di plastica, cioè comunque ci saranno purtroppo una produzione di rifiuti, eccetera, eccetera. Chiaramente sì, se fossero stati in carto alto sarebbe stato meglio, però cioè, diciamo che
non tutte le aziende ancora si adeguano alla produzione più naturale dei prodotti, eccetera, eccetera. Però, insomma, quanto possibile cerco di migliorare sempre. Se troverò un'azienda che produce la pasta con un certo livello di ricerca sul prodotto e magari anche la confezione di carta o qualche altro materiale biodegradabile, sarò sicuramente, diciamo, passerò a loro. Intanto do uno spunto magari per chi vedrà questo video. Vabbè, buonanotte a tutti e ringrazio, insomma, per chi ha partecipato. Vi ricordo che se volete supportarmi come autore, diciamo qui su YouTube e in generale per il lavoro di ricerca, di divulgazione, per le dirette che faccio, potete ringraziarmi tramite Splitted, che è il servizio che utilizzo per fare una donazione che vi aiuterà anche con il vostro contributo ad andare in Inghilterra a studiare all'Art of Film College. Vi ricordo che i link di tutti i prodotti di cui ho parlato stasera li trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo anche che ho creato delle tazze col servizio Teespring, che è un modo per, supportarmi anche questo come autore, perché quando comprate le tazze che ho creato su Teespring, che sono tre, diciamo che in qualche modo contribuite a aiutarmi e sostenermi come autore per poter fare questi video ogni volta che posso, ok? Vedo che stasera ci sono i disturbatori, poi inizio a bandire un po' a caso, guarda. Però ho capito come cacchio ci siete finiti. Vabbè, comunque, se volete rimanere in contatto con me, io sono. Mi trovate sul mio sito jimmyfascina.it, sul mio canale di YouTube Jimmy Fascina, sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina Ipnologo, sul mio profilo Jimmy Fascina, sul mio Instagram Fascina Jimmy, sul mio profilo personale Jimmy Fascina. Mi trovate pure su il mio gruppo Riprese Regressive al Mistero delle Fiamme Gemelle qui su Facebook, ok? Se volete mandarmi un'email per contattarmi, per richiedere consulenze sulle Fiamme Gemelle o partecipare al mio percorso Rimagnetizza la tua Fiamma Gemella della tua vita, che è il percorso che ho creato per aiutare le Fiamme Gemelle, dato che sono un ricercatore del settore delle Fiamme Gemelle, a riunirsi con la propria Fiamma Gemella e a facilitarmi il proprio percorso, potete mandarmi un'email a Jimmy Fascina, Jimmy Fascina tutto attaccato, J di Juventus, di Imola, M di Milano, M di Milano, e di Imola, Fascina come Fascina di Legno, @gmail.com, per contattarmi e ricevere una consulenza oppure per una lettura numerologica, una lettura dei registri akashici, una lettura cartomantica o qualcos'altro, o prenotare una sessione di prosa, ma quello che volete fare. Vi ricordo anche che sono un ipnologo, un ricercatore del mondo delle fiamme gemelle, un cartomante, numerologo, lettore dei registri akashici, un operatore olistico, utilizza varie tecniche di pulizia e ribilanciamento energetico come Reiki e altre tecniche che ho canalizzato, un operatore di Matrix Energetics, un operatore Bars di Access Consciousness, un operatore delle campane tibetane di cristallo, un floriterapeuta ed esperto di fiori di Bach, e generare una libera evoluzione che è continuamente in un processo di miglioramento e di crescita. Ok? Guarda, te la scrivo in privato, Elena, l'email, così. Ok? Niente, vabbè, intanto c'è gente che scrive delle stupidate come commenti, proprio a livello sotto zero. No, non pratico agopuntura, Andrea, non è una cosa, cioè, diciamo, mi sono interessato, ho studiato alcune cose sui meridiani, eccetera, ma non pratico agopuntura, non è un settore che mi ha mai particolarmente acceso rispetto ad altri, come la cartomanzia o altro. Questione di gusto, tutto qua. Va bene, io vi ringrazio, spaccate di mi piace questo video, anche su YouTube, commentate su YouTube, condividete questo video, fate conoscere più persone possibile il mio lavoro, iscrivetevi al mio canale di YouTube che mi fascina, premete sulla campanellina per ricevere notifiche, qui sotto in descrizione trovate tutto, ok?
Vi mando un grandissimo abbraccio, una buona serata e ci vediamo prossimamente con qualche altra diretta, ok? Buonanotte a tutti e ciao da Jimmy Fascina. Ciao.